Oggi siamo di fronte al crollo di tutti i luoghi comuni, di tutte le superstizioni che hanno accompagnato la foglia della canapa. Vedere la reazione anche emotiva di pezzi di opinione pubblica e di formatori di opinione pubblica che erano disinformatori di opinione pubblica, che legano la canapa alla loro inquietante ignoranza e scoprono che improvvisamente con la canapa si può mettere in campo un ciclo produttivo che va dai laterizi per le attività edilizie, per l'efficientamento energetico dei nostri vecchi immobili, fino a un percorso che riguarda il tessile, che sono molteplici e infinite le attività, comprese quelle legate a una corretta e sana alimentazione. Insomma, riscattato l'onore della vecchia canapa, oggi si tratta di uscire fuori da una concezione romantica, che in qualche maniera vede la canapa anche legata alle culture alternative antagoniste degli anni 60. Se la canapa è una materia prima di straordinaria ricchezza e con un potenziale tutto ancora da estrarre, allora c'è necessità di impiantare un luogo come questo. Fabbriche, luoghi di trasformazione di questo prodotto. Credo che sia da questo punto di vista oggi una giornata importante, perché è un felice incontro tra economia ed ecologia, di quelli che non accadono mai, di quelli che accadono raramente. E quindi per me era una piccola felicità oggi venire qui e dire che, attenzione, stiamo ragionando di lavoro, stiamo ragionando di rispetto nei confronti dell'ambiente, stiamo ragionando di riappropriazione, di frammenti di civiltà che sono stati manipolati e separati.